Ciao a tutti ragazzi, prima di iniziare col video vi volevo dire una cosa. Mi volevo scusare per il video di ieri che non è uscito, doveva uscire l'episodio XL a mezzanotte, sabato sera come tutti i sabati sera. Soltanto che purtroppo ragazzi, come vi faccio vedere da questa immagine, il render del video è durato tipo 2 ore, cosa che non mi era mai successa. Capisco che fosse un video lungo perché era un video tipo di 20 minuti giù di lì, però non mi era mai successo 2 ore di render. E quindi ragazzi, cosa ho fatto? Io ero uscito, convinto che appunto quando tornassi un attimino a casa dovessi soltanto caricare il video su YouTube, tanto la fibra un quarto d'ora lo caricavo, e invece no, perché era ancora in render. Quindi ragazzi, veramente non sono riuscito a portarvi la carriera. Soltanto che sapete la sfiga, perché io vi potevo anche benissimo scrivere su Instagram, dato che molti mi scrivete su Instagram, mi avete scritto su Instagram. Soltanto che non c'avevo neanche il 3G, raga, quindi era una situazione veramente di merda. Io il video ce l'avevo pronto, infatti l'ho caricato stamattina. E niente ragazzi, uscirà oggi a mezzanotte, invece di ieri a mezzanotte. Vi prego di cliccare la campanella delle notifiche, vi prego magari di supportarmi con un mi piace a questo video, perché veramente ci sono rimasto malissimo. Io mi impegno per fare queste cose, poi succedono cose che appunto non dipendono da me e un po' mi fa incazzare, perché comunque io mi ero preparato il video appunto il giorno prima apposta e sono stato stupido a non editarlo anche prima, soltanto che appunto non pensavo succedesse questo. Comunque, scusatemi di nuovo e ragazzi vi lascio veramente al video. Grazie motorino, ciao! Ciao a tutti ragazzi, qui ZV e bentornati sul mio canale. Quest'oggi siamo qua con un'altra partita epica, la squadra dei numeri 10 contro la squadra dei numeri 7. Un video che mi avete chiesto in tantissimi, quindi ragazzi ho deciso di portarvelo, dato che le partite epiche vi piacciono tantissimo. E ragazzi, arriviamo a 8.000 mi piace in questo video per una nuovissima partita epica al più presto. Comunque, iniziamo subito a farvi vedere la prima rosa, ossia la rosa dei numeri 7. Vi dico già che praticamente il portiere ho lasciato quello della squadra in tutte e due, e i difensori ho dovuto fare un piccolo adattamento perché comunque non ci sono difensori con la 10. Questa qua è la squadra dei numeri 7 con Griezmann, ATT, Ronaldo ovviamente portatore di bandiera come AS, Sanchez perché anche lui è un numero 7, poi Raheem Sterling, o Sterling, Kanté, Arda Turan, Ribéry, e appunto qua alla fine me la sono anche cavata perché Milner, Juan Carr, che tipo è un terzino sinistro di una squadra spagnola, e Zappacosta sono dei terzini con la numero 7, quindi alla fine li ho messi lo stesso. Poi il portiere, come vi ho detto, è il portiere random, e in panchina possiamo vedere Callejon, Cuadrado, Ousmane Dembélé, Lucas, portiere a caso, Dilar e il Chicharito. Questa qua è la squadra dei numeri 10 con Agüero, Neymar, perché sì, è diventato un numero 10, Messi, Arjen Robben, Eden Hazard, Coutinho, Modric, perché Modric ragazzi ha preso la 10 al Real, e poi purtroppo ho dovuto mettere questi giocatori a caso, anche se so benissimo che non sono dei difensori, perché non ci sono dei difensori con la numero 10. C'era Gallassa ai tempi e anche Matheus nella nazionale tedesca, però ma non c'è nessuno. E in panchina ragazzi Mbappé, che ha preso la 10, quindi un fenomeno, Carrasco, Jonas, Harry Kane, Felipe Anderson, il Papu Gomez e il portiere random. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e ci vediamo subito sul campo. Tutto pronto, partiti! Giocatori con la numero 10 contro giocatori con la numero 7. Abbiamo fatto un video abbastanza simile, che era giocatori pari contro giocatori dispari, però non era lo stesso di sicuro. Eden Hazard adesso per Neymar. I giocatori numero 10 hanno un attacco spaventoso, ma la difesa spaventosa proprio perché fa, cioè perché è proprio orribile. Occhio adesso a Alexis Sanchez, inseguito da Arnautovic. Sanchez però è molto più veloce. Sanchez prova il numero Arnautovic come TS. Fermo. Lionel Messi, attenzione perché te la può andare a fare un traversone. Esce il portier Supo. Griezmann a fare la sponda per Sanchez. Attenzione perché Sanchez vede Cristiano Ronaldo che viene fermato incredibilmente. Il pallone però ancora con i numeri 7, con Frank Ribéry che scarta di netto Robben. Attenzione al cross in mezzo a cercare Ronaldo! Ole! 1-0 dei numeri 7, Cristiano Ronaldo. Che gol! Esultanza classica sul numero 7 sulle spalle di CR7. Andiamo a rivedere il gol perché c'è, cioè, Ribéry qua fa un numero su Robben.
mette in mezzo e qua si vede che manca il DC, perché infatti Cristiano Ronaldo anticipa il difensore e poi anticipa anche il portiere con questo tocco di mancino. Insomma, giocatori col numero 7 già in vantaggio. Occhio perché c'è ancora Cristiano Ronaldo. Attenzione, Ronaldo entra in aria, nel suo problema dentro per Griezmann, il pallone che resta lì e c'è il 2-0 al 25esimo. Poverini ragazzi, manca completamente la difesa alla squadra dei numeri 10. Cioè guardate Ronaldo come si è triplato dentro due difensori. Griezmann da lì ha sbagliato, anzi il portiere ha fatto un miracolo per l'overall che ha. Poi il pallone che ha carambolato sui piedi di Alexis Sanchez e in 7 minuti già hanno fatto due gol Cristiano Ronaldo e Alexis Sanchez. Vediamo se appunto la squadra dei numeri 10 riuscirà a fare qualcosa, perché comunque ce li hanno i giocatori, soprattutto offensivi. Non c'hanno la difesa purtroppo, ma non ci sono difensori con la 10. Però magari offensivamente alla fine sai com'è, l'attacco è la migliore difesa. Aguero, attenzione al cross, il portiere esce male, il pallone che resta sui piedi di Aguero. Attenzione a Philippe Coutinho che potrebbe andare giù, non fischia il calcio di rigore l'arbitro. Contropiede con Alexis Sanchez, attenzione adesso perché la squadra è abbastanza sbilanciata. Alexis Sanchez si ferma dietro per Arda Turan, per Griezmann che prova a far salire la squadra. Attenzione perché qua c'è un piccolo errore. Attenzione a Leo Messi adesso, Leo Messi può andare in mezzo, buonissima per Robben che prova a metterla dentro per Neymar. Messi che cavolo di passaggio ha fatto comunque. Rinizia il secondo tempo, siamo sul punteggio di 2-0 per i giocatori della squadra del numero 7. Gol di Cristiano Ronaldo e di Alexis Sanchez. Ma ricordiamo che i giocatori del numero 10 non hanno completamente la difesa. Occhio qua a Ribéry proprio che va a saltare di netto Leo Messi. Ribéry si ferma, prova ancora il traversone dato che il primo traversone è riuscito a fare un buon assist. Occhio perché Cristiano Ronaldo non c'è. Comunque ragazzi, vi lascio nelle schede un video abbastanza importante che ho fatto, dove appunto faccio vedere tutte le nuove skill presenti su FIFA 18 per adesso, quelle che sono riuscito a vedere con i trailer. Attenzione intanto, chi è che era Coutinho? Quindi ragazzi, vi lascio nelle schede, dopo aver visto questo video andate a vederlo perché comunque sono skill ufficiali. Occhio al cross adesso, Messi va col piede di testa, niente. Occhio a Neymar, Leo Messi si gira, fa quello che vuole, pallone che rimane sui piedi di Felipe Anderson. Attenzione a Felipe Anderson, appena entrato prova a puntare Ribéry. Felipe Anderson dentro per Neymar che prova il traversone, attenzione, mamma mia Kanté che intervento ha fatto. Che intervento ha fatto Kanté. Felipe Anderson che prova a dare un po' di brio alla manovra. Luka Modric che si sta facendo vedere poco, eccolo qua proprio Luka Modric. Luka Modric, attenzione, attenzione perché prova a vedere il proprio Papu Gomez dentro per Eden Hazard che va al tiro e rischia l'assist di Papu Gomez ad Hazard che di mancino ha provato ad angolarla, non è riuscito bene. Un altro cambio fuori Ribéry, dentro Callejon, vediamo. Cristiano Ronaldo, Arda Turan, attenzione, il pallone che resta lì, attenzione perché c'è ancora Sanchez che prova ad andare al tiro. Madonna, sto Alexis Sanchez è indiavolato proprio. Comunque pallone fuori di un soft. Carrasco, attenzione al cross in mezzo, il portiere esce coi pugni. Attenzione, pallone che potrebbe far partire un contropiede, perché tanto c'è Sanchez che è un demonio in questa partita. E infatti tiene il pallone. Occhio ancora Alexis Sanchez, dentro per Cristiano Ronaldo. Modric addirittura a fare il DC, non c'ha proprio difesa. Alexis Sanchez per Cristiano Ronaldo. Attenzione a CR7 per Dirar, nuovo entrato ancora Sanchez. Griezmann questa volta sbaglia il taglio e invece di andare sulla sinistra va a tagliare sulla destra. Ok, adesso al Papu Gomez per Malli che prova a girarsi, lo fa molto bene Aguero. Attenzione ancora per il Papu Gomez, si allunga troppo il pallone, Callejon ferma tutto. Griezmann, niente da fare, la partita ragazzi finisce così. 2-0 per la squadra del numeri 7 con gol di Cristiano Ronaldo e di Alexis Sanchez. Rivediamo magari il gol di CR7, guardate qua che errore difensivo e poi la zampata del vero numero 7 di Cristiano Ronaldo di mancino. E vediamo anche il secondo gol, quello di Alexis Sanchez con Ribéry che dopo essersi bevuto Robben mette in mezzo per Griezmann che spara da sul portiere, pallone che carambola sui piedi di Sanchez e poi ragazzi entra in rete. Qua ragazzi c'era anche una bellissima azione con Modric che la dà dentro per il 37 che non so benissimo chi sia, penso Aguero. E comunque pallone che arriva sui piedi di Hazard, prova la mina di mancino nel suo piede fuori di poco. E qua ancora con Alexis Sanchez che in questa partita era veramente indemoniato. Neanche il tempo di controllare, prova subito il tiro di prima e pallone che si avvicina, proprio fa il fischio al palo. Comunque ragazzi, da ZV è tutto, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao ragazzi e cerchiamo di arrivare a più mi piace possibili per questo video. Ciao!